Il Comune di Pescara, in particolar modo il suo assessorato, ha voluto scrivere al neo premier Mario Draghi. Assolutamente sì, io ho scritto al Premier Mario Draghi, ho una forte stima in lui e spero che questo possa, ci possano essere da subito degli effetti sulla gestione di questa grave crisi pandemica. A nostro giudizio se c'è il dato sanitario che chiaramente è prioritario rispetto a tutto, bisogna chiudere tutto, ci deve essere un vero e proprio blocco, cioè bisogna chiudere tutte le attività immediatamente. Al contrario, quello che si sta facendo per noi non è una zona rossa, ma è una zona rossa annacquata, perché un negozio di abbigliamento uomo è chiuso, un negozio di abbigliamento bambini è aperto, quindi questo fa capire che non c'è una ratio dietro queste motivazioni. Per questo ho scritto a Draghi dicendo di intervenire subito, soprattutto a sostegno di queste attività che davvero da un anno e per ancora un anno non guadagneranno. A nostro giudizio devono essere bloccati subito il pagamento degli affitti, il pagamento delle utenze, il pagamento delle tasse. Bisogna prevedere non solo dei ristori per andare avanti durante il periodo in cui queste attività non possono lavorare, ma stabilire anche dei sostegni per poter ripartire.